Passiamo all'interrogazione numero 32190 dei deputati Lollobrigida ed altri concernenti iniziative urgenti volte a gestire la crisi di Air Italy e a tutelare i lavoratori coinvolti anche attraverso la convocazione di un apposito tavolo sul trasporto aereo. Il deputato Rotelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, deputato Rotelli. Grazie Presidente Fico. Buon pomeriggio Ministro. La crisi di Air Italy rischia di essere una delle peggiori del panorama delle compagnie aeree nazionali e purtroppo internazionali, sia per ripercussioni sui lavoratori, sia per l'indotto. In particolare mi rivolgo alle due basi operative che lei conosce bene, di Olbia e Malpensa. Air Italy ha deciso di non prorogare la cassa integrazione per i dipendenti, licenziando praticamente 1.400 lavoratori. Da nostre informazioni, due Boeing 737, gli ultimi MAX, verranno messi fuori flotta nell'estate e sarà chiesta anche la cancellazione del certificato di operatore aereo, il COA. Serve quindi, Ministro, tutelare i lavoratori e soprattutto ridisegnare il trasporto aereo della nostra nazione che affronta, come abbiamo sentito, oltretutto più crisi contemporaneamente. Il suo Ministero, il Ministero del Lavoro e gli altri attori coinvolti e interessati ragionino sull'applicazione seria della Golden Share e dei suoi poteri. Fratelli d'Italia le chiede se e quali urgenti iniziative il Governo intende adottare per tutelare i lavoratori e per rilanciare la compagnia aerea. Concludo dicendo che è la difesa di un interesse pubblico strategico per una nazione che lei sa bene, vive di turismo, cultura, gastronomia e di quello che riusciamo a fare naturalmente con il Made in Italy in tutto il mondo. È vitale presidiare la sovranità delle infrastrutture e anche dei collegamenti, oltre a salvaguardare una tradizione aviatoria, quella italiana, tra le più prestigiose della storia moderna. Grazie.